Allora, sono origine russa, nata in Ucraina, a Zaporozhye, mi chiamo Natalia, vivo in Italia dal 1995, sono una persona bella, buona dentro, ma quando mentono io mi arrabbio e vado a dire, cioè quello che mi sento, quello che provo. Allora, sappiate che tutti i politici sono uniti, è un complotto, è la provocazione, sono tutti uniti, è unito Putin con Zelensky, è unito Biden, è unito. Vi vogliono arrabbiati! Vi vogliono arrabbiati! Uno contro l'altro! Vi vogliono arrabbiati! Putin fuilo! Putin fuilo! Putin fuilo! Putin fuilo! Putin fuilo! Putin fuilo! Attenzione! 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 Via! Noi siamo qua per dire che c'è la guerra ingiusta, la gente che muore. Io vi amo! Noi vogliamo fermare la guerra. Dei complotti parliamo in un'altra occasione, va bene? Lo so. Ma siete tutti fregando! Allora, ci vogliono far litigare tra russi e ucraini. I politici sono tutti d'accordo, Zelensky, Putin, Biden, Draghi, Macron, sono tutti d'accordo. Vogliono questo spettacolo per fare litigare le persone, per mungere la nostra energia di pace, di amore, di star bene, di gioire. Loro vogliono farci entrare nella paura. La gente dovete sapere questo, che niente verità ci dicono, è tutto lo spettacolo che stanno facendo ovunque. Stanno organizzando queste guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e adesso vogliono altra guerra, perché questa è la libertà, e l'amore è la vita e non la guerra. Vogliono nella guerra, tra fratelli e sorelle, tra russi e ucraini, è tutta bugia, tutta messa in scena questo spettacolo, quindi fermiamolo. Fermiamo questo spettacolo brutto. Tu mi dicevi che sei di origine russa? Sono russa, nata in Ucraina, a Zaporozhye, dove ci sono le bombe, dove c'è mia sorella, mio papà, mia mamma, sotto le bombe. E vogliono mettere la paura, vogliono mettere la paura nelle persone, proprio con la paura ci manipolano, con la paura. E hai notizie da loro? Sì, mettono le sirene, mettono la gente dorme nelle metropolitane, ma questo fanno apposta per fare paura alle persone, per scontrare uno all'altro.